Buonasera ragazzi, sono Giacomo di diventerò1milione.it. Questa sera intervista incredibile, parleremo di oro fisico come avete visto sui vari social, nei vari messaggi, perché è un argomento che sembra destinato a poche persone. Ok, l'oro, io compro oro solo se ho una valanga di soldi, ho una cassaforte gigante e se no non mi metto neanche ad investire in oro. In realtà, confesso, la pensavo anch'io così, poi però ho iniziato a informarmi. Ho conosciuto la persona che condividerà un sacco di informazioni con noi questa sera e ho cambiato drasticamente idea, però non voglio spoilerare troppo. Prima vi faccio vedere una cosa che secondo me è davvero interessante. Intanto, Ilario, buonasera, grazie per essere qui. Vi condivido questa cosa perché ho lanciato un sondaggio sui miei social e è emerso che, come potete vedere, cosa ci spaventa dell'oro fisico? Il 67% dice ha un costo di acquisto troppo elevato. Su Telegram il 66%, altri strumenti finanziari rendono di più come le azioni e su Instagram è abbastanza imbarazzante. Un conosci l'oro fisico? No, al 100%. Quindi questa sera parleremo appunto di oro fisico, di lingotti, di tutto quello che riguarda questo bene e lo faremo con un ospite d'eccezione che ci ha dedicato del tempo nonostante sia molto impegnato, quindi sono contentissimo di averlo qui. Faremo prima una chiacchierata, quindi una presentazione dove si parlerà di oro fisico. Alla fine tenetevi stretti perché c'è la sessione Q&A, quindi domande e risposta. Molte le abbiamo già prese dai vari social perché ce ne avete mandate un sacco, però se siete live potete mandare le vostre domande, i vostri dubbi e sicuramente risponderemo. Ma adesso, ragazzi, senza andare ulteriormente lunghi, diamo il benvenuto a Fabiano De Marco, che è il direttore commerciale di Elior. Benvenuto Fabiano, grazie mille per essere qui e per averci dedicato questa ora e mezza di tempo in questa serata. Benvenuto, come Grazie. stai? Grazie Giacomo, grazie a te, benvenuti a tutti, bentrovati a tutti, buonasera a tutti. Sto con l'influenza e quindi con una voce che purtroppo non è il massimo, ma comunque cerchiamo di rendere al meglio questa sera, soprattutto cerchiamo di dare quelle informazioni e quella consapevolezza a quelle persone che sono qui questa sera proprio per cercare risposte. Felice di questo spazio, complimenti a te per la qualità e i contenuti che eroghi sulle tue piattaforme. Perché la consapevolezza e la conoscenza sono i driver che ti guidano e mi fa piacere che questa sera ci sia questa opportunità di poter parlare anche alla tua comunità di questo importante asset che è il bene rifugio per eccellenza. Quindi complimenti per come comunque porti avanti la tua passione, nel tuo blog e nei tuoi canali. Grazie. E ora colgo un attimo la palla al balzo e dico, ragazzi, questa sera non ci saranno consigli finanziari, quindi non vi diremo l'oro fra 10 anni varrà 3 volte tanto. No, non esiste. Perché appunto, come ha detto giustamente Fabiano, si fa formazione, informazione. Vi diciamo le cose di modo che a fine live direte, ok, ho più consapevolezza sull'oro. Se qualcuno alla fine della live dovesse dire una cosa del genere, avremmo vinto tutti perché è una cosa veramente importante. Poi una volta capito l'oro si può approfondire ulteriormente, però averne paura o pensare che sia una cosa non per voi è assolutamente sbagliato. Quindi scendiamo questa intervista con una mente aperta e pronti ad apprendere. Intanto c'è i ragazzi di Investiro che ci Ah, sono. grande. Ciao Cesare e Remo, buonasera. Ok, direi che il numero è già importante e quindi possiamo, direi, iniziare a dare via Ottimo. alle danze, dai, così Bene. teniamo subito tutti caldi, visto che pendiamo dalle tue labbra, Fabiano. Allora, grazie Giacomo. Vado a condividere allora lo schermo, che così Yes. condivido la piccola È presentazione anche, che oltre a dedicarci del tempo, si è anche organizzato per farci una presentazione, quindi grazie ancora È il minimo, è il minimo. Grazie, grazie a voi. dell'ospitalità. Eccoci Grazie a qua. voi. Eccoci qua. Allora, signori, benvenuti a tutti. Mi chiamo Fabiano De Marco, mi presento velocemente. Sono uno dei tre direttori commerciali di Elior, Banco Metalli Golden Age, che è un intermediario che lavora nel mondo dell'oro fisico da investimento, autorizzato dalla Banca d'Italia. Anch'io faccio un piccolo disclaimer, perché l'ha detto Giacomo, ma io lo voglio ribadire ancora più in maniera importante. Questa sera non vogliamo dare consigli finanziari, non siamo qua per dare consigli sugli acquisti per quanto riguarda asset allocation che voi dovete fare. Ognuno di voi farà le proprie indagini, farà le proprie ricerche e trarrà le conclusioni rispetto a ciò che vorrà fare. Noi vi daremo il nostro punto di vista, vi daremo anni di studi, di approfondimenti, di pattern incrociati che vi porteranno ad avere sicuramente un quadro di fronte, secondo me, sufficientemente chiaro, ma la decisione su che cosa fare o non fare spetta a voi.
non vi vogliamo dare sicuramente consigli per gli investimenti, non siamo consulenti finanziari, non vogliamo fare asset allocation e non lo possiamo fare. Questo è d'obbligo. Dopodiché, questa sera partiamo con la frase più bella che diciamo in apertura delle nostre presentazioni noi citiamo sempre, che è quella di JP Morgan. L'oro è la sola moneta, tutto il resto è credito. Questo lo diceva addirittura JP Morgan, che è colui che ha creato la banca più grande al mondo, che porta il suo nome, ancora nell'Ottocento. Nell'Ottocento lui, analizzando la situazione delle monete fiat, amava dire: guardate signori che non esiste dollaro, esiste oro. Ed effettivamente oggi, 2023, questa frase, guardando lo scenario delle valute fiat che noi utilizziamo ogni giorno, che si chiamino euro, che si chiamino dollaro, che si chiamino yen o franco, vediamo che effettivamente rispetto al loro valore, che tende a diminuire sempre di più, l'oro è l'unica vera sola moneta che mantiene il prezzo e mantiene il valore d'acquisto nel tempo. Bene, che cosa vedremo questa sera assieme? Vedremo velocemente perché comprare oro, che cos'è l'oro fisico da investimento, perché tanti non conoscono questa opportunità. Vedremo perché magari comprarlo con noi, non siamo gli unici a vendere oro sul mercato italiano, ma siamo gli unici ad avere un'offerta di oro svizzero custodito in Svizzera e che il cliente può diciamo venire a constatare recandosi direttamente nel cavò, e perché magari adesso e non aspettare e procrastinare la vostra scelta nel tempo. E poi ovviamente, come ha detto Giacomo, mi aprirò nella fase finale alle domande e alle curiosità di tutta la comunità, e quindi dedicheremo poi tutta una parte di Q&A al termine di questa presentazione. Allora, senza indugi, perché comprare oro? Da dove arriviamo? Da anni pesanti, da anni dove la recessione, la crisi, la pandemia, le guerre che purtroppo non cessano, hanno portato ad un aumento del costo delle materie prime, ad un aumento vertiginoso dell'inflazione, ad una svalutazione delle monete e quindi ad una situazione abbastanza complessa che ci troviamo di fronte per il risparmiatore italiano. Dei 5.246 miliardi che i risparmiatori italiani oggi hanno, diciamo, di ricchezza finanziaria, ben 1.700 oggi sono parcheggiati sui conti correnti. Quindi capiamo che lo scenario è complesso, pur avendo un'inflazione che, anche se è diminuita, comunque viaggia tra l'8 e il 10% su base annua, ci sono 1.700 miliardi parcheggiati sui conti correnti perché la gente ha paura e non sa dove andare a mettere i propri quattrini, i propri asset. Rispetto poi al termometro che Moody's o Standard & Poor's hanno dato all'Italia, c'è una tripla B, quindi negli effetti è uno scenario sufficientemente complesso nel quale i risparmiatori e gli investitori fanno fatica a districarsi. Questo è invece un quadro riferito a ciò che JP Morgan ha in una frase sintetizzato prima, no? Qua le monete che voi vedete, yen, dollaro, euro, che poi è la moneta più giovane di tutte e tre, hanno avuto tutte e tre queste monete lo stesso andamento. Nel corso del tempo hanno perso di valore, mentre l'oro nel corso del tempo è rimasto intatto, il suo valore è rimasto uguale, anzi si è incrementato negli anni. Vedete il dollaro, ad esempio, tra il dopoguerra e il 71, ha avuto un momento in cui è rimasto stabile. E perché? Perché in quel momento tutto il denaro circolante in dollari era garantito da delle riserve auree, e quindi tutti i possessori di bigliettoni verdi potevano andare in qualsiasi momento nella loro banca a convertire ciò che avevano in mano come dollari con riserve di oro, perché a Fort Knox c'erano le riserve di oro che erano pari al denaro circolante. Dopo che Nixon nel 71 ha staccato il gold standard, anche il dollaro è andato giù dalle scale di cantina, così come l'euro, vediamo anche noi oggi quando andiamo ovviamente a fare la spesa rispetto a 20 anni fa, usciamo con un carrello completamente differente, oppure ci vuole molto più denaro per comprare lo stesso carrello di 20 anni fa. E questo è lo scenario che guardiamo. Andiamo ad analizzare un po' invece il sistema finanziario che sta mutando in maniera radicale sotto i nostri occhi. Io ho iniziato nel 95 a fare il consulente finanziario. Io ho fatto il manager e gestore di risorse umane nel settore finanziario per tanti anni. Quindi conosco molto bene questo scenario e questo paradigma che si sta sgretolando davanti ai nostri occhi. Perché io sono qui nel 95 con la passione e con gli studi nella finanza, nella materia che mi ha sempre appassionato. Che però ho visto nel corso del tempo diciamo modificarsi in maniera radicale. Perché? Perché la finanza ha scoperto il doping, ha scoperto la possibilità di vincere facile, di andare ad utilizzare le leve e i derivati per potersi arricchire sempre di più facendo speculazioni finanziarie e perdendo di vista quella che è l'economia reale. Quindi se tu oggi valuti l'economia reale, vedi invece la finanza da che parte è andata, hanno preso una deriva che ormai è fuori controllo. E quindi oggi c'è purtroppo una mancanza di attinenza tra l'economia che noi oggi vediamo tutti i giorni e ciò che succede sui mercati finanziari. E quello che succede poi è che le banche
che siano banche italiane come Etruria, Banca Marche, Carichieti, Cariferrara. Io arrivo da Cariferrara, cioè sono nato a Ferrara, quindi conosco molto bene quella realtà. E migliaia di famiglie italiane avevano comprato azioni e obbligazioni di quella banca, ma così come Lehman Brothers, che era la quarta banca americana, che tra il 2006 e 2008, con la crisi dei mutui subprime e con le speculazioni che si erano fatte in quel periodo, ha visto chiudere i battenti, la quarta banca più grande degli Stati Uniti. Quest'estate, nel giro di un mese, tre banche consecutivamente, Signature Bank, Silicon Valley Bank e First Republic Bank, hanno chiuso i battenti. Ricorderete nei telegiornali le file delle persone che si facevano la fila davanti agli sportelli per andare a recuperare gli spiccioli che ormai non c'erano più. Per poi non parlare dell'ultimo caso, e qua veniamo ad un colosso come Credit Suisse, che anche questo a distanza di qualche po' di mesi, insomma, rispetto alle banche americane, ha visto, insomma, un fallimento importante. Qua, diciamo, questo caso, perché è stato il primo caso nel quale l'azionista è stato tutelato a discapito dell'obbligazionista. Gli azionisti di Credit Suisse sono stati ristorati andando in UBS, che è la banca concorrente, tra virgolette, del territorio, mentre 16 miliardi di titoli obbligazionari, ed erano obbligazioni perpetue al 3% che Credit Suisse aveva emesso, non sono state rimborsate dalla sera alla mattina. Quindi migliaia di risparmiatori sono rimasti con il cerino in mano. E questo è quello che sta succedendo ogni giorno davanti ai nostri occhi. E non saranno purtroppo casi isolati, nel senso che ce ne saranno ancora e ancora tanti a venire. Parliamo un attimo del mercato immobiliare, perché noi in Italia amiamo gli immobili, siamo il popolo che al mondo ha più case di proprietà e amiamo riempirci il portafoglio di immobili. E fin tanto che la prima casa può avere anche un senso, se comprata con gli attivi, come ci dice Robert Kiyosaki, non con i passivi, no? Con i mutui, perché leggevo proprio questa sera un articolo dove 400.000 famiglie purtroppo hanno perso la loro casa perché avevano fatto un mutuo che non erano in grado poi di poter gestire, visto l'aumento dei tassi che c'è stato nel corso degli ultimi anni, no? E quindi, ecco, 400.000 famiglie che hanno perso la loro casa perché non avevano fatto bene i calcoli su quello che doveva essere una pianificazione, insomma, per l'acquisto di una cosa così importante, ci lasciano riflettere. Ma, ripeto, fosse prima casa, fosse comprata con gli attivi, avrebbe un senso. Quando diventa seconda, terza casa, purtroppo ci sono tasse da pagare, costi di ammodernamento che ci dobbiamo mettere per poter mantenere, diciamo, il valore di quell'appartamento, di quella casa, di quell'immobile, di quel terreno, di quel fabbricato. Guardate qua però che cosa è successo. Questa è un'indagine Tecnocasa degli ultimi 10 anni, dal 2012 al 2022. Vuol dire, a Genova c'è stato un meno 50%, ma anche Torino comunque meno 74%, cioè 74% vuol dire meno 26% rispetto al valore di acquisto. Vedete che ci sono poche piazze che si sono difese, Milano è una di queste, però aver fatto anche il 28% su 10 anni, vuol dire aver fatto un 2,8% di media annua di rivalutazione del proprio immobile. Considerando che ci dovete pagare delle tasse, che ci dovete mettere dei soldi per mantenere quell'immobile lì, probabilmente non è la scelta migliore. E poi dico sempre, quando poi c'è necessità di monetizzare da un immobile, non è che io mi tengo la cucina e il salotto e vendo il resto della casa, no? Se ho necessità di monetizzare, devo vendere tutta la casa. E se ho necessità di monetizzare velocemente, la devo svendere, purtroppo, perché il prezzo non lo faccio io, ma lo fa il mercato, sapendo che ho fretta. Quindi diciamo che probabilmente anche qua l'investimento immobiliare non è la soluzione migliore per poter, diciamo, proteggere i propri asset. Ecco, perché stasera parliamo di protezione di asset, non di altro. Andando poi a vedere quello che sta succedendo, dove il governo oggi con gli ultimi decreti cerca di entrare addirittura nei nostri conti, addirittura nelle nostre cassette di sicurezza in banca per andarsi a prendere quello che ritiene opportuno dopo aver emesso una cartella di Equitalia che magari non c'entra niente neanche con noi. Ecco, questo è una limitazione purtroppo forte delle nostre libertà che sta succedendo oggi davanti ai nostri occhi. Allora, qual è l'alternativa? L'alternativa può essere l'oro, perché queste non sono parole mie, ma dopo lo andremo a vedere nel sito della Banca d'Italia. L'oro non è emesso da nessun governo, da nessuna banca centrale, e aggiungo io, da nessuna corporation, perché le banche che abbiamo visto prima erano delle corporation che sono fallite. Quindi l'oro non è emesso da nessuna banca, da nessun governo, e non è emesso da nessuna corporation, quindi non può fallire, non è il rischio di default, è un bene unico e scarso, e dopo vedremo anche la quantità rimanente che ce n'è oggi nel mondo. E quindi vuol dire che è un bene universalmente riconosciuto come bene rifugio, e il suo andamento, anzi, più ci sono crisi, più ci sono situazioni di incertezza, e più l'oro tende a rivalutarsi. Questo è nella storia. E qua vi voglio parlare della legge numero 7 del 17 gennaio del 2000, che ha introdotto in Italia la possibilità per il cittadino italiano di comprare oro fisico da investimento. Che voi dovete sapere che prima di questa data gli italiani non potevano comprare quei lingotti che voi vedete lì nella foto raffigurati. Quindi, tra l'altro, sono lingotti
12,5 kg, è raffigurato un chilo, ma in realtà le barre che voi vedete di quella dimensione lì sono da 12,5 kg, dopo li vedremo in un filmato della Banca d'Italia, 999,9 è il massimo grado di purezza. Ma la legge ci dice, questa legge qua, che oro da investimento è considerato il 24 carati. Il 24 carati per legge dal 995 in su, quindi 995 su 1000 di grado di raffinazione, ed è il più, il 999,9 è il più alto grado di raffinazione che si riesce ad ottenere dopo il processo di lavorazione in fonderia, in fase di raffinazione. Quindi da questo punto di vista questa legge è molto importante, perché ha segnato uno spartiacque. Il primo di gennaio del 2000 gli italiani potevano comprare lingotti d'oro. Prima lo facevano con le monete, ma era numismatica, lo facevano con i marenghi, con le sterline, molte volte erano da 22 carati, vuol dire che magari avevi anche un 750 su 1000 di oro, e quindi al peso non potevi andare a realizzare ciò che era il peso reale di quella moneta, no? E quindi ecco, dal 2000 ogni italiano ha questa possibilità. Tra l'altro la legge ci dice che è esente IVA l'acquisto di oro, così come sono esente IVA i servizi accessori acquistati contestualmente all'acquisto di oro. Quindi vuol dire che io risparmio l'IVA, che è un 22% in Italia, quando compro i lingotti, anche quando banalmente prendo una custodia di questi lingotti presso un cavo di massima sicurezza. Ed è un bene al portatore l'oro, quindi ci dà la possibilità di poterlo trasferire senza lasciare traccia, senza dover poi fare un atto notarile come un immobile o come una proprietà immobiliare, o senza dover fare un contratto se si tratta di un investimento finanziario. Quindi un bene al portatore che ti dà una libertà straordinaria. Ecco, molti non conoscono questa legge che ci dà questa libertà. Voi dovete sapere che solo da 23 anni gli italiani possono investire in oro fisico da investimento, mentre le banche, i governi centrali lo fanno da centinaia di anni, e dopo lo andremo a vedere. Questo è quello che ha restituito l'oro dal 2000 ad oggi. Cioè io ho preso il grafico su investing.com, l'ho tracciato rispetto al valore di adesso, questo tra l'altro di qualche settimana fa, perché oggi siamo già al più 595% rispetto al 575, ma comunque poco cambia. Vuol dire che chi ha messo lì e chi ha comprato lì grammi di oro, quindi ha convertito i propri euro in oro il primo gennaio del 2000, oggi ha fatto un per 6 praticamente. Mentre nelle due linee che voi vedete tracciate c'è l'indice dell'S&P 500, che è l'indice delle principali 500 aziende più capitalizzate in America, e quindi vuol dire praticamente del mondo quasi, e il Nasdaq, l'indice dei tecnologici. Quando voi vedete che il Nasdaq ha fatto il 320 e l'S&P 500 ha fatto il 215, ripeto, è la chart di qualche settimana fa, ma poco cambia, capite che l'oro ha fatto molto di più, ha fatto più del doppio rispetto all'S&P 500. E quindi questo è quello che ha restituito l'oro. Quindi aver comprato 10.000 euro, aver convertito 10.000 euro da euro a oro il primo gennaio del 2000 avrebbe voluto dire oggi avere quasi 60.000 di controvalore su quei 10.000 che io avevo preso di grammi di oro, che oggi valgono appunto circa 60 grammi. Questo è quello che l'oro ha restituito. Quindi già qua possiamo rispondere a qualche domanda, Giacomo, che ti era stata fatta, o qualche perplessità. L'investimento finanziario sono investimenti finanziari che rendono di più. È ovvio che qui in mezzo, se io prendo Tesla solo, ok, o prendo un titolo solo, magari ha fatto più dell'oro, però c'è anche il rischio che domani mattina quel titolo lì o quell'azienda lì non esista più. Quindi se io prendo l'indice delle principali aziende, quindi è come se fosse un ETF questo qua, mi compro l'indice, no? Mi compro l'S&P 500, che è l'indice dove c'è dentro Coca-Cola, dove c'è dentro Disney, dove c'è dentro Apple, dove c'è dentro Microsoft, dove c'è dentro Facebook, Amazon, eccetera, eccetera. Quindi ho un mix di tutte queste aziende qua, e mi ha restituito comunque molto meno rispetto all'oro, ok? Poi ci sta che il singolo titolo possa andare molto bene, ma ci sta che anche il singolo titolo possa perdere tutto o andare anche molto male. Quindi a parte Bitcoin, che fa una storia a sé, ma che ha una volatilità a sé, no? Che aveva toccato i 69K, che oggi sta attorno ai 35, voglio dire, non c'è nessun investimento finanziario che abbia fatto un moltiplicatore così nel corso degli anni. E questo è quello che l'oro ha restituito. Però ecco, non credete a me, signori, io ve l'ho premesso prima, non voglio dare consigli finanziari, ma mettete in dubbio tutto ciò che io vi dico questa sera e andate a fare le vostre ricerche, andate a fare le vostre analisi, andate su investing.com, tracciate voi le linee e le righe come ho fatto io per vedere se realmente il grafico vi restituisce questi numeri qua. Quindi non prendete per buono nulla di ciò che vi dico, ma mettete sempre in dubbio tutto e andate a fare le vostre analisi, le vostre ricerche, i vostri studi approfonditi, e dopo averlo fatto traete le conclusioni, ovviamente, perché sennò sarebbe stupido non poterlo fare, no? Questo invece è quello che l'euro ha fatto rispetto al dollaro, scusate, rispetto all'oro. Quindi vuol dire, se io prendo lo stesso periodo di riferimento, primo gennaio 2000 oro, primo gennaio 2000 euro, guardate che differenza. Da una parte una moneta che va giù dalle scale di cantina, dall'altra parte una moneta che si rivaluta in maniera importante. E allora io
visto che penso di avere a che fare con persone che ti seguono, Giacomo, e che quindi hanno già una cultura finanziaria importante, sono persone intelligenti da questo punto di vista e consapevoli, vi dico, ma se voi avete la necessità, perché siete pagati così, siete pagati in euro e andate a fare la spesa in euro, ma domani mattina se entrate e meno uscite vi fanno una R, che vuol dire che avete un risparmio e siete fortunati, 2023 ad averlo ancora, conviene probabilmente cambiare quel risparmio lì in quella moneta che è l'unica moneta che magari fa questa cosa qua, piuttosto che tenerli lì in quella moneta che continua ad andare giù dalle scale di cantina, no? Quindi qua stiamo già dando tante risposte a quelle domande, poi Giacomo, che ti avevano posto sì, i tuoi lettori, sì, sì, no? Nel tuo blog. Ecco, quindi questo... Dico una cosa così... Vai, tanto io bevo un po' di zero. No, sì, sì. Grazie. Sei partito col botto... E non volevo che le persone andassero a letto col mal di pancia questa sera con tutte quelle notizie là, però appunto ci tenevo a dire che non, cioè, non è terrorismo, è informazione, perché sono cose che succedono, però magari perché per non voglia, per poco tempo non vengono viste, non guardo il telegiornale, ma quella notizia non mi interessa, tanto la mia banca è sicura, può essere, può non essere, come diceva Fabiano, bisogna ragionare con la propria testa, perché mai come in questo periodo le cose possono andare male. Probabilmente no, però possono andare male, e se vanno male il cerino rimane in mano a noi, quindi volevo solo fare questo appunto. Andate a letto tranquilli, che le cose stavano così da 10 anni, da 20 anni che sono così, però adesso speriamo che magari le cose verranno viste con... Ma c'è la soluzione per queste persone qua, ovviamente se hanno un attimo di pazienza la soluzione noi la diamo per poter dormire più tranquillamente, no? Quindi se hanno ancora un po' di pazienza e ci ascoltano fino alla fine, certo, noi diamo il nostro punto di vista sulla soluzione per andare a letto sereni e più tranquilli, no? Però è giusto che le persone aprano gli occhi, abbiano la consapevolezza di ciò che sta succedendo davanti ai loro occhi ogni giorno e che siano informati su questo. Però ecco, ripeto, mettete sempre in dubbio tutto ciò che vi viene detto, andate voi ad analizzare, a studiare queste cose qua e andate a vedere la veridicità di queste fonti. Bene, quindi abbiamo detto, l'oro è scarso. Perché è scarso? Perché vedete che tutto l'oro del mondo oggi potrebbe essere contenuto in un cubo di 21 metri per lato, quasi, 20,7 metri per lato. Perché in tutto il mondo ce ne sono 196.300 tonnellate di oro. E siccome l'oro ha un peso specifico molto importante, perché è 19 volte l'acqua, vedete che rispetto alla illustrazione grafica, che ovviamente è stata fatta in grafica, rispetto alla piramide egizia, è veramente un cubo molto piccolo, no? Che tutto insieme fa l'oro del mondo, quindi 196.000 tonnellate. L'87,3% è già stato estratto, quindi vuol dire che hanno già tirato fuori dalle miniere l'87% della intera quantità di oro presente oggi sulla crosta terrestre. Dopodiché ne rimangono ancora 25.000 tonnellate. Vuol dire che 3 metri di questo cubo di 27 metri per lato sono ancora da tirar fuori. A ritmo di 2.500 tonnellate estratte ogni anno, vuol dire che fra 10 anni sono finiti i canditi. Non ci saranno più grammi di oro da poter estrarre dalla crosta terrestre. Si sa che ce ne sono ancora nelle profondità degli oceani, ma non ci sono ancora tecnologie per andarle a recuperare con un costo-beneficio utile, e si sa che probabilmente nello spazio qualche pianeta avrà delle riserve di oro, ma anche qui non si è ancora arrivati ad avere la tecnologia per andarlo a prendere. Detto questo, se ci dobbiamo basare sulle reali, diciamo, disponibilità che la crosta terrestre ci dà, ne rimangono 25.000 tonnellate, anche perché andatevela a vedere, la storia dell'oro è una storia veramente affascinante, è arrivato sulla nostra terra grazie ad una, diciamo, ad un bombardamento di meteoriti che è avvenuto milioni di anni fa. Infatti è una materia aliena alla Terra, che non si combina con nessun elemento terrestre, e infatti non si ossida allo stato puro, e dopo lo vedremo, insomma, delle caratteristiche uniche, ed è un grande conduttore, piuttosto che non fa allergie, eccetera, eccetera, ma è un bene alieno alla Terra. Quindi lo troviamo ancora, e ce n'è ancora un po' da estrarre, ma è limitato. Quindi qua vediamo proprio il perché l'oro va all'opposto rispetto all'euro. Se l'euro va così è perché, signori, negli anni le banche centrali hanno continuato a fare queste manovre di quantitative easing, cioè hanno voluto immettere grande liquidità sul mercato non suffragato da una domanda sottostante che, diciamo, mantenesse il valore di quell'offerta, perché il prezzo di un bene, come voi mi insegnate in economia, si forma nell'incrocio tra la domanda e l'offerta. Ma se c'è un'offerta scellerata di un qualche cosa e la domanda sottostante non sorregge quell'offerta scellerata, cosa tenderà a fare quella cosa o quel bene, o in questo caso quella valuta? Tenderà a svalutarsi, punto. Questa è la regola del mercato. E perché l'oro fa così invece? Perché semplicemente è un bene scarso, perché ci sono solo 196.300 tonnellate, e se ogni anno solo le banche e i governi centrali se ne comprano 600-700 tonnellate ogni anno, solo loro, sulle 2.500 che vengono estratte ogni anno, capite che
Ecco perché l'oro si rivaluta, perché è un bene finito. È un po' come Bitcoin, 21 milioni di pezzi. Una volta che sono finiti quei 21 milioni di pezzi, chi ce l'ha in mano fa il prezzo. Ecco perché Bitcoin lo chiamano l'oro digitale. E guardate, 21 metri per lato, 21 milioni di pezzi, guardate quante assonanze ci possono essere tra l'oro e il Bitcoin, tra l'altro. Okay? Però questo è, signori, è un bene scarso, è un bene finito che fra un po' non ci sarà più. E quindi, siccome è da 120 anni che la Banca d'Italia ne fa scorta, cerchiamo di fare come fanno i più grandi, facendo anche noi furbi, visto che ci hanno dato la possibilità, liberandosi dalle gabbie con una legge dal 1 gennaio del 2000, di poter fare anche loro, anche noi come loro, no? Sederci al loro tavolo e mangiare le briciole, tra virgolette, mentre mangiano loro, no? Questo è un po' il senso, in maniera provocatoria. Comunque, l'oro restituisce la SRL più bella che si possa avere, cioè sicurezza, rendimento e libertà. Perché l'avete visto, sicurezza lo vedremo poi ancora meglio entrando nel sito della Banca Italia, rivalutazione, avete visto quanta rivalutazione, e libertà, perché essendo un bel apportatore, signori, voi con l'oro in mano fate quello che volete, fate i passaggi generazionali nel modo migliore, tutelate i vostri figli nel modo migliore, i vostri nipoti, l'amante a discapito della moglie, voglio dire, potete fare tutto ciò che volete con l'oro, perché vi dà quella tipologia di libertà oggi, no? Andate a vedere, anche qua non credete a nulla di quello che vi dico, andate a fare voi le vostre ricerche, andate a vedere su Google gli stati comprano oro e andate a guardare come vi dice che appunto nel 2022 sono state acquistate 673 tonnellate dalle banche centrali, record battuto dal 67. La Cina sta comprando oro per sganciarsi dal dollaro, c'è in atto una dedollarizzazione, i BRICS dopo lo vedremo vogliono uscire dall'egemonia del dollaro e ti dice che comprare oro non è mai stato così conveniente contro l'inflazione. Ecco perché occorre prestare attenzione a queste tematiche. Però, come dico sempre, non credete mai a me, andate sulle fonti ufficiali e andate a vedere, ad esempio, la Banca d'Italia, il sito della Banca d'Italia. Allora, il sito della Banca d'Italia è questo qua. Si vede, Giacomo, quello che sto mostrando sotto? Se zoomi un po', si vede. Zoom ancora okay. Un po', così è perfetto. Ok, allora, ad esempio, questo qua, no? Questo qua è il sito delle riserve della Banca d'Italia, no? E come vedete, intanto, dalla foto, questo è eloquente, intanto che bevi, dico ragazzi, fate pure domande che vedo che ne stanno arrivando, rispondiamo sì. Tutte alla fine, quindi non preoccupatevi perché alla fine faremo una sessione di Q&A lunga e risponderemo a tutto. Quindi tutto il tempo che serve per rispondere a tutti, assolutamente sì. Allora qua signori, voi già dalla foto, questo è il sito della Banca Italia, che okay? Lo potete andare a trovare anche voi e andare ad aprire anche voi. Nella foto che voi vedete qua davanti c'è una foto, uno spaccato di Palazzo Koch, che è la sede della Banca d'Italia a Roma, dove ci sono i lingotti da 12,5 kg, come vedete. Tra l'altro vedete che hanno dei bollini da una parte e dall'altra, perché vengono ovviamente carotati per valutare se realmente dentro ci sia oro o qualche altra cosa, no? Perché c'è anche il tungsteno che può avere un peso specifico simile, quindi per fare delle truffe, tra virgolette, quando si comprano queste barre così grandi, possono esserci anche queste tipologie di indagini che si fanno, e quindi hanno tutti quei bollini. Detto questo, con una piccola curiosità, perché ci sono queste barre lì da 12,5 kg e non c'è l'ETF dell'oro, no? Così rispondiamo a qualche scienziato della finanza che dice no, ma io l'oro fisico per me costa tanto, compro l'ETF che mi costa molto meno. Ecco, ma secondo voi se la Banca d'Italia per prima qua ha lingotti fisici di oro vero, non un certificato rappresentativo dell'oro, non un non fungible token rappresentativo dell'oro, quindi non un NFT, un certificates, un ETF, un ETC dell'oro, ma perché? Perché probabilmente è questo il vero, cioè questa è la vera riserva di valore che posso dare al mio paese, piuttosto che qualsiasi altra cosa. Qualsiasi altra cosa diventa carta straccia in alcuni momenti, perché se domani mattina crasha internet, non c'è più la linea, non c'è più la corrente, eccetera, eccetera. Con questo qua ci continuo a mangiare, e sul fronte russo-ucraino oggi, grazie alle combi bar che ci sono, con i piccoli grammi di oro, si riescono ad andare a fare gli scambi, tra virgolette, col contadino che ti dà il pollo, le uova, piuttosto che le verdure, perché ogni grammo viene valutato e viene preso come moneta, ma con tutto il resto che io possa avere ci posso pulire qualche cosa quando vado in bagno. E allora perché poi oggi, dopo tratteremo il discorso ETF, perché ovviamente voglio dare qualche informazione in più da parte di un analista finanziario che dal 95 conosce queste tematiche qua. Purtroppo la finanza ha scoperto il doping, ve l'ho detto anche prima, no? E allora se voi andate a vedere gli ETF sull'oro, non sono realmente rappresentativi delle vere riserve del valore, diciamo della quantità di oro che oggi c'è a disposizione, perché anche lì purtroppo hanno utilizzato una leva 1 a 36. Cosa vuol dire? Che se tutti i possessori di ETF e ETC in oro andassero contemporaneamente a liquidare le loro posizioni oggi, non ci sarebbe pari controvalore per ristorare tutti. Questo la gente non lo sa, questo la gente
compra l'ETF perché ha lo 0,14% di commissione di gestione annua e dice, no, ho risparmiato rispetto ad averlo nel cavo che mi costa di più. Però purtroppo se domani mattina ti servono quei soldi lì e c'è una crisi o c'è un qualche cosa che ti crea dei problemi, già nel prospetto informativo alcuni ETF te lo scrivono. Guarda che se tu non hai sottoscritto almeno 12.000 euro di posizioni di questo ETF, non puoi presentarti a richiedere il controvalore pari di oro indietro. Cosa vuol dire questo? Che se hai sotto i 200.000 vuol dire che non hai garantito il tuo oro, vuol dire che non hai oro sostanzialmente, ma se la gente imparasse a leggere prima di firmare, invece la gente va dove il parco vuoi e poi giustamente gli rimane il cerino in mano, no? Perché questo è quello che succede, perché se la Banca Italia avesse trovato più conveniente comprare certificati, ma secondo voi non avrebbe risparmiato anche banalmente in termini di sicurezza per un cavo di questo genere, avendo comprato ETF rappresentativi dell'oro? Invece no, invece la Banca Italia ha 2.450 tonnellate di oro e non ha ETF rappresentativi dell'oro. Comunque ci torneremo su questo aspetto qua. Andiamo a leggere perché la Banca d'Italia tiene l'oro da parte. Il focus sulle riserve auree, vedete, hanno la funzione di rafforzare la fiducia nella stabilità del sistema finanziario italiano e della moneta unica. Questa funzione diviene più importante, dice, quando le condizioni geopolitiche e la congiuntura economica possono generare rischi aggiuntivi, tipo crisi valutarie o finanziarie. La Banca d'Italia è il quarto detentore di riserve auree al mondo. Dopo la Federal Reserve, la Bundesbank e il Fondo Monetario Internazionale ci siamo noi, tanto vituperati italiani, che abbiamo messo in parte 2.450 tonnellate metriche di oro, non brustoline. E al 2018 queste 2.452 tonnellate valevano 88 miliardi. Ad oggi, con l'oro che è schizzato alle stelle dopo gli ultimi accadimenti purtroppo geopolitici a livello mondiale, abbiamo superato i 145 miliardi, da 88 a 145. Vuol dire dal 2018 al 2023 un portafoglio che si è rivalutato da 88 miliardi a 145. Questo è quello che fa l'oro e la Banca d'Italia lo sa bene perché è da 120 anni che mette in parte questa quantità di oro. Dice l'oro non è soggetto a rischio di solvibilità in quanto non è messo da alcuna autorità, ad esempio governo o banca centrale. Mentre il certificato rappresentativo dell'oro, il fondo che investe in oro, è emesso da una corporation che può fallire domani mattina, no? Inoltre l'oro presenta una serie di caratteristiche che lo contraddistinguono da gran parte dei metalli presenti in natura, allo stato puro è del tutto incorruttibile, non arrugginisce, non si ossida, è facilmente trasportabile e conservabile ed è generalmente lavorabile grazie alla sua elevata utilità. Leggete queste parole perché queste sono importanti. Queste peculiari caratteristiche, sommate alla scarsità in natura, hanno reso storicamente l'oro uno strumento efficace per misurare il valore dei beni come mezzo di pagamento. Punto. Non ci sarebbe nient'altro da aggiungere. Mi potrei fermare qua, ok? Mi potrei fermare qua. Quindi capite che se ce lo scrive la Banca Italia e la Banca Italia ci dice che questo quantitativo di oro è da 120 anni che lo sta mettendo in parte, due domande ce le dovremmo fare, signori. Perché avendo oggi la conoscenza che c'è una legge dal 2000 che ci consente di fare come fanno questi signori qua, è meglio fare come fanno loro e non andare a fare ciò che ci dicono di fare allo sportello. Perché probabilmente ciò che ci dicono di fare allo sportello non è quello che serve a noi. Probabilmente, dico, la persona che era dall'altra parte gli posso assicurare che purtroppo è così. Okay? E quindi un'altra cosa importante che ci dice è che non tutta la riserva aurea viene tenuta in Italia, ma una parte viene tenuta anche fuori dall'Italia. Questo perché? Perché tale scelta si deriva, oltre che da ragioni storiche legate ai luoghi in cui l'oro fu acquistato, anche da una strategia di diversificazione, finalizzata alla minimizzazione dei rischi e dei costi. Infatti, un quantitativo delle riserve viene costruito in prossimità delle principali piazze, perché se devo negoziarlo ho la possibilità di farlo più velocemente, con minori costi. E questo è quello che ci dice la Banca d'Italia nel suo sito. Dopodiché, ci sono sotto diversi approfondimenti che vi invito ad andare poi dopo a studiare, e c'è sotto anche una video gallery con un video molto interessante del cavo della Banca d'Italia, perché Floris con ArteD è andato, più o meno nel 2017 è stata trasmessa questa puntata, proprio dentro al cavo della Banca d'Italia. Magari non so se qua, Giacomo, vuoi tu condividere questo contenuto. Guarda, con fatemi sapere se sentite l'audio. Allora, magari io lascio il mio. Sì, ok. Arrivo io. Vai. Ecco, puoi interrompere tranquillamente. Dopo dura 37 minuti, chi lo vuole andare a vedere lo può approfondire. Insomma, comunque questo per farvi vedere. Ragazzi, sia di questo che della pagina che ha fatto vedere Fabiano, così se volete andare ad approfondire. Perfetto. Perfetto.
Ottimo, allora cercando di tornare invece in presentazione, magari cerco di recuperare la presentazione qua. Comunque fatemi intanto nei commenti se voi sapevate che l'Italia aveva così tanti lingotti d'oro, Infatti. essere tra le prime al mondo, perché sinceramente quando l'ho scoperto io ho detto wow, cioè siamo avanti su queste cose qua, che non te lo dicono neanche, e invece sì, cavolo. È vero. Ed è per questo che forse non siamo ancora saltati per aria, visto comunque la situazione che abbiamo. Questa è una considerazione interessante che ti ho già sentito fare e fa riflettere effettivamente. Assolutamente. Si vede la presentazione adesso? Yes, vedete Ottimo. tutti perché comprare Ok. meglio. Allora, adesso abbiamo visto perché comprare errore, mi sembra di avervi dato sufficienti elementi per approfondire, per studiare, per andare poi a fare le vostre ricerche. Adesso vediamo chi siamo e perché secondo noi e conviene comprare questo metallo così bello, così prezioso con noi, perché noi siamo in questo momento l'unica realtà in Italia che vi porta l'oro svizzero raffinato in Svizzera, custodito e garantito, assicurato in Svizzera, che voi potete toccare con mano recandovi nel caveau che abbiamo di Lugano e venendo a verificare la reale presenza del vostro oro dentro il caveau. Siamo l'unica società in Italia che ha questa tipologia di offerta. Quindi non dico che siamo i migliori, che gli altri non sono buoni, se dico che siamo gli unici ad offrire questa tipologia di offerta, ok? Perché? Perché Elior è un brand del Banco Metalli Golden Age che è stata acquistata da Resonor, che è una realtà presente in Svizzera da oltre 36 anni. È stata fondata Resonor SA nel 1987, da oltre 36 anni Resonor fa una cosa e una cosa sola. Vende oro fisico da investimento, solo oro 999.9, il massimo grado di purezza, con lingotti Good Delivery della London Bullion Market Association, comprati in Svizzera da fonderie svizzere, che sono le principali fonderie del mondo, custodito in Svizzera nel proprio caveau e garantito e assicurato in Svizzera. Questo è la nostra unique selling proposition, questa è la nostra offerta al mercato. Perché l'oro svizzero? Intanto, vi dicevo, 999.9 Good Delivery. Intanto, tre delle prime quattro raffinerie più importanti, più grandi al mondo sono proprio in Svizzera. La prima, la Valcambi, la seconda, la Argol, Oreos, e la quarta, la Pamp. Sono le principali raffinerie che da sole fanno il 65% dell'intera produzione di raffinazione di oro al mondo. E da qua, da questo cantone, che è proprio il Canton Ticino, dove noi abbiamo la sede, si esportano oltre 1.700 delle 2.500 tonnellate estratte ogni anno. Vi ricordate il cubo di prima? Mancano 25.000 tonnellate, ogni anno se ne lavorano, se ne estraggono 2.500. Ecco, questo è, così vi ridò anche i termini di confronto rispetto ai dati che vi ho fornito prima. Ecco perché l'oro svizzero è il migliore oro del mondo. C'è la massima tutela della privacy e della custodia delle riservatezze in una zona, diciamo in una nazione, che ha un terzo delle ricchezze mondiali. La Svizzera amministra un terzo delle ricchezze mondiali. Ecco perché la Svizzera non entrerà mai in guerra con nessuno, ecco perché è fuori dall'Europa, ecco perché è fuori da tutti i casini, ecco perché è una tripla A come nazione da una vita, ecco perché è meglio tenere qualche cosa poco fuori dall'Italia piuttosto che tenerli lì dove magari mi vanno a prendere, perché è già successo che il Sor Benito per entrare in guerra abbia requisito tutto l'oro degli italiani, così come può succedere adesso col governo che ti dice ti entro dentro la cassetta di sicurezza e ti vado a prendere ciò che hai in banca, ok? Per non pensare a quelli che lo vogliono tenere a casa, dove in Italia ogni 3 minuti c'è un furto, ok? E ci sono dei rischi importanti. Quindi averlo fuori da rischi e da pericoli, nella massima tutela della privacy, nella massima riservatezza, con i massimi sistemi di sicurezza, diventa un must. E noi offriamo questo oggi al mercato, con i controlli numero uno al mondo sulla purezza dell'oro e tra l'altro con l'oro etico, perché la Svizzera dal 2019 ha abbracciato un protocollo di filiera etica al 100%, vuol dire che le aziende che lavorano l'oro in Svizzera, che vendono l'oro in Svizzera, hanno oro che non ha lo sfruttamento di minori nella fase di estrazione e non hanno l'utilizzo di materie inquinanti come il mercurio nella fase di separazione tra il metallo nobile e quello meno nobile. Quindi chi compra oggi oro con noi ha anche questa garanzia qua, a parità sul fixing di Londra, un 999.9 raffinato in una nazione che non ha questi criteri rispetto alla Svizzera, ha lo stesso prezzo. Dal punto di vista energetico, visto che siamo di fronte nel 2023, sempre più anime che si stanno risvegliando, ci sono sempre più persone che guardano anche la sostenibilità di un'operazione di questo tipo qua. Quindi quando comprano oro guardano anche magari questi criteri qua, perché il prezzo è lo stesso, ma il valore intrinseco che io do a quel lingotte è ben superiore. Questo è un po' anche un altro argomento importante. Come vi dicevo, noi siamo comunque, Elior è un brand di un Banco Metalli autorizzato dalla Banca d'Italia che esiste e iscritto dal 2016, con delibera 500-7505, anche qua non credete a nulla di quello che vi sto dicendo, segnatevi, andate sul sito della Banca d'Italia, guardate se esiste Banco Metalli Golden Age SRL e
e a quel punto fate le vostre verifiche, fate i vostri incroci. Noi abbiamo dei prodotti, dei servizi che i consulenti che utilizziamo vi possono portare a conoscere, e l'Eurone e l'Europlan sono l'acquisto in unica soluzione di oro con custodia nel caveau di Lugano, dove voi potete prendere già dai 100 grammi di oro con custodia a 5 anni, fino addirittura a grammature più importanti, a chili o a quintali se ne avrete la disponibilità, con custodia che potete scegliere sopra il chilo tra 1, 5 e 10 anni. Tutto l'oro che noi abbiamo nel caveau è assicurato per Fortrapina delle vecchie assicurazioni. Noi siamo in pieno centro a Lugano, in isola pedonale, di fronte a noi c'è il municipio, perché affacciamo su Piazza della Riforma, è la zona più diciamo vigilata e sorvegliata della città. Lugano è una delle città più sicure al mondo, non è mai successo niente in 36 anni, anche perché diciamo l'oro ha un po' di difficoltà diciamo nel poter essere trafugato da qualsiasi posto, proprio perché ha un peso specifico importante, ma tant'è. Oltre ai massimi sistemi di sicurezza che abbiamo, abbiamo un'assicurazione con Elvezia che copre l'intero stoccaggio del caveau per furto e rapina, a primo rischio a favore del cliente. Quindi offriamo anche questo nel pacchetto, diciamo, per chi compra l'oro con noi. Poi c'è anche il piano del cumulo, dove le persone possono mettere in parte le piccole quantità che gli rimangono magari dalla capacità di risparmio mensile, anche già dai 100 euro al mese. Si possono quindi anche già con i 100 euro al mese mettere in parte grammi di oro e scambiare quella valuta che va giù dalle scale di cantina con l'unica valuta che ha senso, come diceva JP Morgan, no? Quindi se nella mia testa io considero l'oro come una valuta, cerco di cambiare e di switchare le monete che purtroppo si deprezzano con l'unica moneta che magari mi tiene il valore. Voi dovete pensare che chi ci verrà a visitare dopo che avrà comprato il suo oro per vedere il suo oro nel caveau, troverà determinati lingotti lì in mostra, no? Uno di questi, anzi due di questi, sono del 1977 da un chilo. Sono più piccoli del nostro telefonino, però pesano un chilo, e nel 77 quei lingotti si compravano con 4.000 franchi. Ora gli stessi lingotti hanno un costo di acquisto di 60.000 franchi, da 4.000 franchi nel 77 a 60.000 franchi. Questo fa l'oro, mantiene il potere di acquisto. Con 4.000 franchi nel 77 in Svizzera si comprava una bella auto, con 60.000 franchi si continua a comprare una bella auto. Se avessimo lasciato quei 4.000 franchi in banca o in una certificato rappresentativo di qualsiasi cosa che volete definire voi, probabilmente ne avremo cosa oggi. Qualcuno dice meno perché la banca ti ha preso tutti i costi e le commissioni, ma anche se avessimo raddoppiato il capitale da 4.000 a 8.000, con 8.000 franchi in Svizzera oggi ti compri un monopattino elettrico, non ti compri più un'auto. Questo è quello che è giusto dire, ma perché i numeri parlano al di là di tante parole, ok? E le persone che avranno la possibilità poi di volersi interessare chiedendo un contatto con attraverso la tua pagina, ovviamente Giacomo, attraverso i tuoi canali o attraverso le persone che li hanno portato qua, li hanno portati qua questa sera, avranno l'opportunità di potersi sedere di fronte ad un consulente che gli potrà fare una, ovviamente, consulenza personalizzata per poter capire quale strumento va incontro al meglio alle proprie esigenze, perché ognuno ovviamente è diverso e qua c'è un tailor made, si cerca di fare un tailor made. Detto questo, in maniera molto semplice e molto veloce, vi dico secondo me perché farlo adesso, perché non procrastinare ulteriormente questa scelta rispetto al 9 di novembre del 2023. Perché? Perché questi signori qua, che si chiamano BRICS appunto, rappresentano i paesi del Brasile, della Russia, dell'India, della Cina e del Sudafrica, nel 2022 hanno superato il PIL del G7 e a Johannesburg nel mese di agosto si sono riuniti e hanno deciso di creare una nuova valuta basata su oro puro come sottostante. Quindi vogliono staccarsi dal dollaro, c'è in atto una dedollarizzazione. Per chi ama la finanza e ama queste tematiche, c'è un bellissimo libro di Ray Dalio che vi consiglio di andare a leggere, dove si fa capire come questo ciclo economico importante stia finendo, stia collassando, che è il ciclo del dollaro, okay? Di tutto quello che è annesso e connesso a quel ciclo lì, e se ne sta aprendo un altro. E quindi siamo di fronte ad uno scenario dove questi signori qua si vogliono staccare e tra l'altro hanno la fila alla porta di altri stati che vogliono entrare in quel blocco lì. Perché parliamo solo di 5 nazioni, ma c'è l'Arabia Saudita, ci sono gli Emirati Arabi, ci sono Messico, Nigeria, Argentina, ci sono comunque nazioni importanti che stanno premendo alla porta per entrare dentro quel blocco lì. Quindi vuol dire che si sta creando una nuova economia parallela. E se questa economia avrà una moneta con sottostante oro fisico, secondo voi, che siete persone intelligenti perché seguite Giacomo, l'oro andrà su o andrà giù, secondo voi, da qua ai prossimi anni? Se c'è una situazione di così, se tra l'altro questi signori dicono che il fixing di Londra è manipolato perché la London Bill Market Association è una corporation controllata, secondo loro, anche lì dai soliti poteri forti, e ne vogliono creare uno loro di mercato parallelo magari a Singapore sull'oro, dove dicono che a quel punto l'oro avrà
il vero valore, che secondo loro è superiore rispetto a quello che si vede oggi sul fixing, no? Loro anche lì andrà su o andrà giù, se poi dopo io ho la possibilità di negoziarlo anche in un altro mercato che me lo valuto magari in maniera differente. Perché questo è quello che sta succedendo, signori, davanti ai nostri occhi, ok? 2023. Ecco perché non occorre aspettare e procrastinare ulteriormente la vostra scelta. Questi paesi vogliono abbandonare l'uso del dollaro e vogliono andare in un commercio internazionale con una nuova valuta. E non sarà più basata sulla fiducia questa valuta, ma avrà un sottostante reale. E quindi oggi possedere oro fisico, signori, vi tutela e vi garantisce, avendo la possibilità di poter avere una protezione del vostro asset in maniera importante. Ray Dalio stesso dice che nel suo All Weather Portfolio, no? Che è il portafoglio remunerativo che Ray Dalio è, diciamo, All Weather vuol dire che va bene per tutte le stagioni, ha ormai da anni, mette un 7,5% di asset in oro e un altro 7,5% in materie prime, quindi riesce ad arrivare fino ad un 15% del totale del portafoglio in materie prime come l'oro. E allora, oggi, se ce n'è uno 0,3% nei portafogli degli italiani, vuol dire che c'è tanta strada ancora da compiere, ok? Vuol dire che la direzione è tracciata. Questo è quello che i BRICS hanno fatto, vi faccio vedere l'illustrazione grafica. Tanto voi l'audio non lo sentite, ma non importa, sull'audio c'è solo una musichetta. È giusto per farvi vedere come i BRICS, partiti nel 92, erano sotto un bel po' rispetto ai G7 a livello di PIL, sto parlando di prodotto interno lordo di ricchezza, quindi prodotta da questi paesi, e vedete come in realtà nel corso degli anni da paesi emergenti sono diventati paesi letteralmente emersi, e a questo punto nel 2022 hanno addirittura superato il PIL dei G7, pur essendo in 5, ok? E guarda caso oggi la Cina detiene un bel po' del debito pubblico americano e ci sono delle realtà che oggi fanno sì che questa sia un blocco potente, molto più potente dei blocchi, diciamo, che prima potevano essere definiti i blocchi più industrializzati del mondo, no? E anche perché, guardate, banalmente la popolazione che questi paesi qua hanno, messi assieme anche solo Cina e India, e capite dove sta andando, no? Dove anche Ray Dalio sta indicando che poi dopo si vada a livello di potere, tra virgolette, e di egemonia nei prossimi anni. Quindi si sta aprendo un ciclo che ha quelle persone come protagonista. E questo è il motivo per cui, secondo me, oggi è opportuno non farsi sfuggire il treno, perché voi, se siete qua e non avete comprato oro, un po' di treni vi sono passati davanti, no? Il primo treno è quello del 2000, avevate la possibilità di poter convertire un po' di euro in oro e avreste fatto un per 6. Guardate che cosa ha fatto il BTP Italia nello stesso periodo di riferimento, qua vi ho messo il grafico rispetto al BTP Italia, perché oggi si sta parlando anche di BTP Italia, no? Visto l'aumento dei tassi. Ecco, guardate che cosa ha fatto il BTP Italia rispetto all'oro nello stesso periodo di riferimento. Poi vedete, anche l'oro corregge, signori, perché tra il 2012 e il 2020 anche l'oro è stato sotto la TH. Ecco perché secondo noi il piano di accumulo in oro fa sì che, mediando i prezzi di acquisto, andandolo a prendere magari gradualmente, si possano realizzare quelle economie di dollar cost average che mi portano ad avere un ritorno ancora più interessante del mio asset, no? Quindi queste poi sono le altre analisi che dovrete poi fare. Altro momento buono 2015, avrei fatto comunque un 82% rispetto al BTP Italia, che ha fatto un meno 16, però anche qua vi è passato il treno davanti, ha aspettato un po' la stazione, se non l'avete preso l'avete perso. Ultimo treno interessante, 2022, molto più vicino a noi, 17%, avreste comunque tutelato l'inflazione del vostro portafoglio, e se non l'avete fatto anche qua avete perso un altro treno. Allora, se tutti e tre i treni di prima li avete persi, signori, qual è l'unico treno da prendere? È quello che passa oggi, non ce ne sono altri di treni da prendere, perché quello che passa oggi vi dà l'opportunità di comprarlo. E anche qua qualche scienziato, ogni tanto io mi fermo a parlare con qualcuno, ma mi dice: ma se siamo in bolla, come mai andarlo a comprare adesso? Siamo ai massimi storici. Ma signori, ma massimi rispetto a che cosa? Ma di che cosa stiamo parlando? Ma la conoscete la materia oppure no? Se abbiamo visto che ci sono delle riserve che fra 10 anni si esauriranno, ok? E che è tutto lì. Ma a 60 oggi è caro, ma se domani mattina poi lo troviamo a 80 o a 100, proprio perché i BRICS si stanno staccando e magari lo quoteranno su Singapore e avrà un andamento differente, ma allora 60 diventava un buon prezzo. E quando sarà 200, allora saremo sempre in bolla, capito? Cioè non è che stiamo parlando di un bene finito, scarso, non di un bene che se ne continua a stampare ogni giorno con i quantitative easing e se ne butta sul mercato in maniera importante. Ecco perché oggi è il miglior momento per comprare oro, ecco perché non bisogna procrastinare, ecco perché segnatevi il prezzo, andatelo a vedere oggi sul suo indicatore, segnatevi e ricordatevi questa faccia di questo signore che quella sera del 9 di novembre del 2023 vi ha detto che era il caso di iniziare a mettere in parte riserve di oro.
E poi due sono le possibilità: o non mi credete assolutamente, andate avanti per la vostra strada, e va bene così, sarà stato comunque un piacere avervi dato la possibilità di conoscere queste tematiche qua, ma se volete fare come gli struzzi e mettere la testa sotto la sabbia, ovviamente è una vostra libertà. E allora magari fra 2 o 3 anni io vi suggerisco di andare a rivedere il prezzo dell'oro e di segnarvi però questa data qua e di andare a vedere fra 2 o 3 anni dove saremo arrivati, no? Perché poi probabilmente forse qualcuno si inizierà a mangiare le mani. Oppure essere protagonisti attivi, essere in grado di poter fare una scelta consapevole, di dire, sai cosa c'è? Cerco di fare come fanno le banche, i governi centrali. Inizio a comprare anch'io riserve di oro, perché se lo fanno loro, che stupidi non sono, probabilmente è meglio che lo faccia anch'io. E allora vi potete rivolgere a quell'amico o quell'amica che vi ha portato qui questa sera, in questo caso Giacomo, per quanto riguarda il suo blog e tutte le persone che sono arrivate dalle sue piattaforme, Telegram, Instagram, piuttosto che YouTube, piuttosto che il suo blog stesso. E tutti gli altri che magari ci seguono, perché abbiamo mandato un po' di inviti per questa diretta di questa sera, rivolgetevi a quel consulente, a quella consulente che vi ha portato qui questa sera, perché saranno le uniche persone con le quali potervi sedere e affrontare questi argomenti, per poter capire quale tipologia di acquisto può essere opportuno per voi. Poi sarete voi ovviamente gli ultimi a decidere e a capire il meglio per la vostra famiglia. Però, signori, se noi non ci rendiamo conto che il Titanic sta affondando, e che anche se l'orchestrina sta ancora lì a suonare la melodia, il Titanic sta imbarcando acqua, abbiamo una miopia grave. Cioè, oggi tutto quello che abbiamo portato come evidenze, che è sotto i vostri occhi, non è terrorismo, non è purtroppo è realtà. Cioè, io capisco che certe tematiche possano poi spaventare, però è quello che sta succedendo sotto i nostri occhi. Quindi fare come lo struzzo, mettere la testa sotto la sabbia per far finta di non vedere nulla, signori, è una libertà vostra, quello potete fare tranquillamente, però poi dopo non vi giustifica su ciò che può accadere nei vostri portafogli. Questo. Quindi, visto che voi avete la responsabilità della vostra vita sempre e delle vostre scelte, cercate di prendere anche questa responsabilità e di fare poi le vostre analisi, i vostri approfondimenti, cercando di fare poi le scelte conseguenti a ciò che avete analizzato e studiato. Questo è il consiglio grande che vi do, perché noi in questo momento siamo sulla scialuppa di salvataggio con i salvagenti e vi stiamo gridando a grande voce che il Titanic sta affondando. Sta a voi capire se è il caso di uscire da lì oppure no. Noi siamo certi che noi non possiamo salvare chi non vuole essere salvato, questo è sicuro, sempre, ok? Però è nostro dovere, è anche un dovere morale, quello di gridare a grande voce per farvi capire queste cose qua. Dopodiché, il fatto che voi vogliate o no prendere quel salvagente spetta a voi, e secondo noi quel salvagente ha un unico nome che si chiama oro, non ce n'è altri. Quindi, per parte mia, ovviamente è stato un piacere stare qui con voi con questa piccola presentazione, ma ovviamente mi apro, perché qua vado a interrompere la condivisione. Ecco qua, grazie Giacomo che mi assisti, che sono leggermente tecnoleso. E mi apro a tutte quelle domande, Giacomo, che ci sono da parte della tua attenta comunità. Iniziamo, volevo solo precisare, perché non ti ho interrotto, perché eri lanciatissimo, e sono sempre in forma. Non so se sono solo io. Com'è? Giacomo, non ti sento. Mi sentite voi? Prova. Prova. Io non sento Giacomo, non so, signori, se voi lo sentite. Fatemi sapere se mi sentite, perché se no è un bel problema. Cosa può essere successo? Ecco, è un problema mio perché ho abbassato il volume. Vedi, quando dico che sono tecnologico non lo dico per niente. Ho abbassato il volume prima del video, perché non volevo che entrasse in conflitto con la mia voce nel momento in cui spiegavo il discorso dei BRICS, e guarda caso non ti sentivo, quindi perdonami. Tranquillo. Ilaria applaude, benissimo. No, volevo dire che non ti ho interrotto perché eri lanciatissimo, sempre informazioni interessanti, è un peccato di interrompere il flusso. Però volevo dire a tutti che effettivamente io ci sono stato nella sede di Elio a trovare Fabiano, e quindi effettivamente esiste, e dove ha detto lui c'è anche il cavo, quindi è reale. Potete andare a trovarlo anche voi, però ci sono stato per voi prima, e effettivamente certo, che è importante. E è peccato con male per esatto, uno può dire quello che vuole, però effettivamente esiste ed è piuttosto in centro, dai. Assolutamente sì, è proprio nella piazza più importante di Lugano. Allora, adesso rilassiamoci un attimo, iniziamo con le domande, partiamo subito da Francesco, che è in attesa da un po', e ci chiede: salve, io ho preso un pochino di oro fisico inizio settembre, ritengo che i costi commissionali siano un pochino elevati per incentivare questo investimento, non credete? Allora, Francesco, dipende tanto da chi l'hai preso e con chi l'hai comprato e che tipo di lingotti hai preso, perché comprare un 10 grammi
ha un costo, comprare un chilo ha un altro costo, ci sono degli spread che vengono applicati, anche della manifattura che viene applicata in funzione della lavorazione del lingotto che incide in maniera diversa. Certo che comprare pezzature piccole costa di più che non comprare pezzature grandi, perché, ripeto, gli spread applicati da chi vende oro sui piccoli lingotti e anche alla manifattura che serve per, diciamo, garantire quei piccoli lingotti è più cara rispetto ai lingotti da un chilo, no? Banalmente, e quindi dipende da chi con chi l'hai comprato e che tipologia di diciamo lingotto hai preso. Detto questo, se anche l'hai preso tra virgolette caro, poi caro rispetto a che cosa? Perché quello è l'unico costo tra virgolette che tu hai sopportato, lo spread sopra il fixing quando tu l'hai comprato. Però poi questo oro qua, se te lo tieni 10 anni in casa, tu lo devi ammortizzare per 10 anni che l'hai tenuto in casa, se te lo stai tenendo in casa tu, no? Quindi rispetto ad un asset finanziario come possa essere un fondo comune di investimento che investe in oro, che ti prende il 2,56% di commissione di gestione annua ogni anno, su 10 anni sono 25,6% di commissioni che ti va a prendere. Voglio dire, cos'è più conveniente? Pagare subito un, non so quanto l'hai potuto pagare tu, un 15, un 16, un 18% di spread, che però magari per 10 anni vuol dire l'1,8% di media, o pagare un fondo 2,6%, 2,56%, quello che è, di commissione di gestione annua, per poi dopo tenerlo 10 anni, 20 anni e pagare le logiche conseguenze. Cioè, dobbiamo sempre contestualizzare, caro rispetto a che cosa, no? E poi che cosa ho preso e che valore gli posso dare nel tempo, perché ripeto, un lingotto, siccome non ha commissione di gestione, perché a quel punto lo tengo in mano io e non ha costi e commissione di gestione, quando lo tengo 10 anni, 20 anni, 30 anni, quell'unico costo che avrò sostenuto nell'acquisto di quell'oro lì, lo dovrò giustamente ammortizzare in un arco di tempo importante. Quindi ecco, alla fine è tutto relativo e deve essere contestualizzato andando giustamente ad analizzare i numeri e i dettagli nello specifico. Quindi questo è il suggerimento che ti do: non fermarti all'apparenza, ah, l'ho pagato un 26% in più sopra il fixing, ok, però lo tengo lì 10 anni è già un 2,6, lo tengo lì 20 anni è già un 1,3, perché poi altri costi non ne ha, mentre la gestione patrimoniale, il fondo comune di investimento, la polizza ramo terzo, la unit linked che tu hai, tra costi impliciti e costi espliciti, più tenuto a conto, più tutto il resto, quanto ti costa alla fine? Molto, ma molto di più, tra l'altro avendo carta straccia, perché domani mattina poi tu sai il sottostante di quella roba lì può comunque non esistere più e avere un rischio. L'oro invece è lì, è in mano tua e esiste sempre. Quindi c'è proprio una differenza abissale tra questo mondo e l'altro mondo. Proprio... Però alla fine è questo. Quando poi noi siamo nati, che hanno celebrato la nostra nascita, non è che al collo ci hanno messo un fondo comune di investimento, un'azione, Amazon o un botto, un BTP, ci hanno messo una collanina di oro. E noi sappiamo che questa cosa qua ha un valore importante. Da quando siamo nati conosciamo il valore di questa cosa qua, no? E quindi questo un po' è il discorso, secondo me, Francesco. Ok, grazie. E dice effettivamente le pezzature piccole costano più in percentuale. È così, Francesco, così, così, proprio così. Giustamente hai spiegato. Adesso spostiamoci sulle domande ricevute via mail, perché ce n'è una che non vedo l'ora di sentire la risposta, che è veramente, ho detto, questa non vedo l'ora che c'è l'intervista per chiedergliela, ed è: quale potrebbe essere un cigno nero per l'oro? Parlo, benissimo questa domanda, grande. No, non abbiamo il nome di chi l'ha fatto, volevo fare i complimenti. Vado a ripescarlo. Dai, dai, che se li merita. Allora, possibile cigno nero. Quello che ho detto prima, il fatto che domani mattina esista una tecnologia, tra virgolette, che ci consente di stabilire che nei fondali marini esistono tonnellate di oro non ancora raccolte e con una tecnologia che costa impatta pochissimo la possiamo andare a recuperare. Ora, a quel punto non è che sia un cigno nero, è che se attualmente ci sono 196.000 tonnellate di disponibilità, magari ne scopriamo altre 196.000 nei fondali marini, allora a quel punto intanto c'è mercato per tanti altri che possono entrare che non hanno ancora comprato, però probabilmente il prezzo dell'oro magari tenderebbe, tra virgolette, a ritracciare un attimo, perché? Perché oppure c'è una sonda che è stata spedita su un pianeta dove hanno trovato riserve di oro che possono portare a basso costo sulla Terra, no? E allora a quel punto, perché ce n'è anche nello spazio, lo sappiamo che ce n'è, era Maurizio, quindi, grande Maurizio, e complimenti. E quindi questo penso, no? Penso che rispetto a ciò che noi abbiamo adesso come informazioni, ci possano essere delle situazioni di scoperta di ulteriori giacimenti auriferi che possono portare a ritracciare il prezzo d'oro. Però devo anche poi essere onesto e sincero, controbilanciando rispetto a quello che ho detto prima, no? Dicendoti che poi se però domani mattina i BRICS fanno il loro mercato staccato dal fixing di Londra, dove loro quoteranno, che ne so, a Singapore il loro oro, è probabile che l'oro tenderà anche solo per questo ad aumentare. Quindi sarà comunque una riserva scarsa, sarà comunque una riserva di valore che
avrà il suo perché, secondo me ci sarà possibilità di poter aiutare ancora più persone, perché probabilmente fra 10 anni non avremo ancora finito la nostra opera, tra virgolette, di salvataggio dal Titanic, e quindi io mi auguro che arrivino anche altri giacimenti in qualche modo per poter avere la possibilità di poter, perché sennò qual è il problema? Che noi dovremmo andarla a comprare da chi ce l'ha già, e chi ce l'ha già fa il prezzo, e quindi diventerebbe complesso poi aiutare altra gente che vuole salvarsi, ecco, questo è un po' il mio punto di vista. Allora, ti faccio io una domanda, perché sì, sappi che chi viene qui non viene risparmiato, quindi viene tartassato di domande il più possibile. Intanto che ti idrati, Remo scrive grazie per la spiegazione, complimenti per il tema trattato, vale la pena approfondire, hai proprio ragione Remo, vale la pena approfondire e capire cose nuove. Abbiamo detto, fate le vostre analisi, fate le vostre ricerche, esatto, confermatevi a ciò che vi è stato detto, anzi non credete ad una sola parola di ciò che vi è stato detto, questo è la sfida. Però vi lascio anche con un dubbio, e se poi avessi ragione io? Perché io vi dico non mi credete, però poi vi devo anche lasciare con un dubbio, e se poi avessi ragione io? Perché poi c'è anche questa possibilità, no? Sì. Allora, ti fai vado con le mie domande. Tu hai detto che adesso c'è il fixing attuale di Londra, giusto? Sì, sì. I BRICS forse vogliono farne uno a Singapore, con un valore che secondo loro è quello reale. In questo caso, due fixing diversi, cioè... Come funziona? Chiaramente si vende quello che valuta più alto. Sì, allora, i BRICS... Ti do il mio punto di vista, Giacomo, ti ringrazio per la domanda. Il loro punto di vista di questi signori qua è che il prezzo oggi del fixing sia manipolato e sia tenuto sotto, diciamo, stimato, proprio per favorire determinati accumuli, no, da parte ancora di governi, banche centrali e quant'altro, a prezzi ragionevoli. Secondo questi signori qua, l'oro avrebbe già un valore diverso. Loro vogliono staccarsi da lì per andare su un mercato differente a quotarlo, dove loro pensano che possa avere un valore diverso, maggiore. A quel punto, se ci saranno due mercati che quoteranno lo stesso bene, no? Cosa succederà a Londra? Che si dovrà uniformare a Singapore, dove sarà l'altra borsa dove andranno a quotare l'oro, perché non potrà esserci discrepanza tra un valore e l'altro, ok? E quindi che cosa succederà? Che si livellerà il vero valore reale dell'oro, perché se ce n'è solo uno di mercato, tra virgolette, che viene fatto ed è quello, ok? Come per i diamanti, Rappaport, eccetera, è quello in tutto il mondo. Però ecco, diversamente rispetto al diamante, qua voglio unire anche questo ulteriore spunto di riflessione, l'oro è molto più trasparente, signori, perché l'oro ha un fixing che, anche se dicono che è manipolato, però ha fatto comunque 5% in 23 anni, quindi va bene comunque, perché se domani mattina Singapore ci dirà che ci potrà dare molto di più, ben venga, ma voglio dire, stiamo su quello che abbiamo, no? Ma è uno unico, quindi è il fixing di Londra, e l'oro 999.9, che tu lo vai a vendere a Roma, che lo vai a vendere a Singapore, che lo vai a vendere a Miami, che lo vai a vendere a Sydney, ha lo stesso valore in tutto il mondo, perché viene quotato, diciamo, ogni giorno, in dollari, sull'oncia, l'oncia troy, che è un'unità di misura tipica proprio dell'oro e basta, ok? Che non si trova per nessun altro, diciamo, modo di misurare, no? È solo relativa al mondo dell'oro. Detto questo, una persona che possiede oro in tutto il mondo, in ogni momento, guardando il prezzo dell'oncia in dollari, fa il riferimento grammi su valuta sua, che si chiami franco svizzero, che si chiami euro, che si chiami yen, che si chiami quello che vuole lui, e vede esattamente in maniera molto trasparente qual è il valore del suo bene ogni giorno sul mercato. Un diamante, quante variabili ha? È il taglio, il colore, la lucentezza, la brillantezza, il carato. Ci sono 3.000 variabili, ok? Poi ci sono anche, tra l'altro, dei sistemi per duplicare e replicare, tra virgolette, in maniera sintetica i diamanti, che vuol dire, se non hai l'occhio esperto, quindi se tu prendi, vieni in via Nassa, che è la via delle principali gioiellerie che c'è a Lugano, e fai quotare un diamante da 10 gioiellerie diverse, probabilmente trovi 10 prezzi diversi. L'oro invece, il lingotto è quello lì, 99.9, vai sul sito e vai a vedere esattamente il prezzo al fixing di quel giorno lì, e sai esattamente in tutto il mondo quanto vale quel lingotto lì, non hai variabili, okay? Quindi se ci sarà un secondo mercato, probabilmente ci sarà un mercato che aumenterà ancora di più il valore, perché renderà ancora più trasparente la quotazione di quel prezzo lì, e non sarà manipolato dai poteri forti come dicono i BRICS, e a quel punto anche Londra si dovrà uniformare. Beh, perché? Perché se no non avrà scambi, cioè, quindi gioco a forza, sì, certo, tu dovrai avere una situazione dove ovviamente le due borse, i due mercati esprimeranno un valore simile, no? Se no non avrebbe senso. Ok, grazie mille. Adesso andiamo con Anna, che ci chiede come
verificare l'autenticità dell'oro in casa, se si può fare, che è dubbio lecito, però... Allora, dell'oro in casa. Quindi io devo interpretare, Anna, l'oro che in questo momento hai tu in casa o l'oro che vorresti a casa dopo che l'hai comprato, perché sono due cose differenti, no? Per cui, se allora, tu hai dell'oro tu a casa e vuoi verificare l'autenticità, devi andare in un comproro e devi andare, loro hanno i sistemi, gli spettrometri che ti consentono, sono quei macchinari che consentono di verificare la purezza dell'oro, e questa è un'opportunità. Se vuoi verificare invece un acquisto che hai fatto tu di lingotti che ti sei fatto a spedire a casa, devi avere ovviamente un certificato che chi te l'ha venduto ti deve rilasciare. Ogni lingotto è punzonato e ha un numero di serie, quindi ogni lingotto deve essere numerato ed è punzonato da chi l'ha prodotto. Chi l'ha prodotto, secondo gli standard della Good Delivery, quindi della London Video Market Association, deve avere quindi rilasciato un certificato contestuale all'acquisto di quel lingotto lì, che ti garantisce sulla purezza di quella materia prima che tu hai comprato. Okay? Questo un po' è il discorso. Però siccome la tua domanda può essere interpretata sia per l'oro che tu hai già a casa, che magari hai tu in monete, in monili, in chissà quale altre forme, o in lingotti, oppure l'oro che tu puoi aver comprato da un intermediario che ti fai spedire a casa, ho cercato di darti la duplice risposta, però questa un po' è la strada. Okay? Perché esistono anche i fake, signori, esistono anche quelli che vanno su internet per risparmiare, perché esiste anche quello che è sempre alla caccia delle Olimpiadi degli sconti e va a comprare su siti online i lingotti da 10 grammi, poi vengono a casa, li spezzano e per vedere che dentro poi non ci sia oro e a volte trovi anche le sorprese. Quindi anche qua rivolgetevi sempre a dei intermediari autorizzati, perché chi è autorizzato dalla Banca d'Italia è vigilato anche dalla Banca d'Italia e difficilmente vi vende roba che non è oro. Ok, facciamo ancora direi due domande, sì. Poi se ce ne aggiungono, sì, qualcuno. Sì, volentieri. Questa, quali sono i più comuni errori da evitare nell'acquisto di oro? Ok, bella domanda, Carlo. I più comuni errori. Allora, cercare di farsi coinvolgere magari sull'entusiasmo da amici che ti propongono di investire con loro, dandoti le motivazioni più assurde, tra virgolette, ma andando sempre a verificare le fonti. Quindi qualsiasi cosa che vi viene posto, io ve l'ho detto già per primo questa sera, non credete a nulla, mettete in discussione tutto. Evitate di andare dietro alle FOMO, tra virgolette, che si vengono a creare da gente che vuole spingere per venderti ciò che ritiene essere meglio per voi. E andate a guardare sempre bene le condizioni del contratto che vi sottopongono, perché poi... Purtroppo alcune aziende non vendono in maniera trasparente, alcune aziende vendono i piani purtroppo con dei costi occulti che il cliente poi si ritrova, che noi quando vengono da noi a fare una consulenza con una reverse engineering andiamo a vedere che poi gli hanno applicato costi importanti che nel contratto non erano esplicitati in maniera così chiara, e quindi vi dico, ragazzi, state attenti da quel punto di vista lì, perché sull'entusiasmo dell'amico che viene, del conoscente che viene, che ha l'azienda più top al mondo, eccetera, eccetera, che vi propone, via discorrendo, ci possono essere delle sorprese che di dietro poi vi fanno male, perché magari voi vi impegnate per anni a versare in quei contratti lì e poi andate a vedere che ve lo stanno vendendo ad un prezzo che io ho trovato essere anche del 40% in più caro rispetto a quello che faceva il mercato, cioè 40%, 26%, cioè purtroppo sul mercato ci sono anche persone che lavorano in maniera poco etica. Ma questo è dappertutto, signori, anche negli strumenti finanziari trovate sempre, purtroppo, gli errori da evitare sono quelli di andarsi a far prendere, tra virgolette, dall'entusiasmo del conoscente, dell'amico, eccetera, eccetera, per andare dietro all'acquisto, ma senza consapevolezza che poi vi può far male, ecco, questo un po' è il senso. Quindi andate a guardare bene sempre i contratti, andate a leggere bene sempre le condizioni, andate a vedere sempre se il vostro oro lo potete toccare con mano, signori, perché un'altra cosa importante è questa, signori, se voi privilegiate, e io lo consiglio, uno stoccaggio in un cavò, per non tenerlo a casa, almeno una piccola quantità a casa può essere anche tenuta, ma se ho quantità importanti, inutile rischiare di tenerlo a casa, ok? A quel punto lo stocco in un cavò. Rifuggete, come la peste, secondo me, da quegli intermediari che vi impediscono di andare a vedere il vostro oro dentro il cavò. Perché ci sono intermediari anche qua che vi vendono l'oro e che vi dicono che vi dovete fidare di un ente certificatore terzo che certifica la reale presenza del vostro oro ogni 3 mesi da un'indagine, da un'ispezione che fa ogni 3 mesi.
Ma se voi gli dite, ma scusami, ma io ho dato 200.000 euro comprato oro, ma posso venirlo a vedere? Voglio vedere i numeri del lingotto che mi hai... E dicono, no, per motivi di sicurezza non puoi venire. Ecco, signori, rifuggete da questa tipologia di offerta, perché uno degli errori anche qua è non guardare queste cose, lo compro. Nel contratto c'è scritto che lo custodisco in un cavo in Svizzera, però mi dicono che, se non leggo bene, che non posso andarlo a vedere, perché per motivi di sicurezza quel cavo non è accessibile al cliente. E allora, se io non posso venire a vedere la reale presenza del mio lingotto lì dentro, ma capite che c'è un problema di base? Queste sono le cose a cui dovete stare attenti, perché gli errori da evitare sono questi qua: farsi prendere dall'entusiasmo e andare a fare le cose senza leggere, come chi compra appunto l'ETF e poi dopo va a vedere che lo può convertire in oro solo se ha 200.000 euro, sopra i 200.000 euro di patrimonio. E se non l'hai letto prima, queste cose qua, quindi come per tutte le cose, studio, conoscenza e consapevolezza. Questo vi salva, ma lo dovete fare per voi, perché questo è. Quindi non credete mai a nessuno, sbatteteci il naso voi e evitate di fare questi errori. Grazie. Guarda, io ho fatto una riflessione riguardo su questa domanda. Sì. Aggiungo due cose, perché tu parti da una consapevolezza molto alta. Io che parto un po' più terra a terra, le cose che mi sono venute in mente sono evitare che ci sia stata fatta della manifattura dietro, che quindi la scatoletta figa piuttosto che l'incisione, tutto va a creare un costo aggiuntivo che vado a pagare. Quindi se io voglio veramente acquistare oro e pagarlo il meno possibile, che non vuol dire scontato, vuol dire pagarlo il giusto, devo evitare le truffe, cioè le scatolette, i LED che lo illuminano, questo e quell'altro, che poi vanno a fartelo pagare molto di più, perché ti vendono un'emozione, no? In più invece tu devi basarti solo sul peso che compri, punto e basta, esatto. E l'altra cosa, che sia 24 carati, cioè che sia 999.9, esatto. Perché sopra, esatto, c'è punzonato anche quello, là, esatto, se è inferiore c'è meno oro puro, quindi se tu vai a pagare, esatto, meno oro puro, la stessa quantità, che sia 999, che sia 750, pensi di averlo pagato uguale, ma hai preso meno oro in realtà, perché all'interno sono messo altre ma già il 24 carati, Giacomo, perdonami se ti ho interrotto, da 995 a 999.9 deve avere un prezzo diverso, perché il 24 carati per può essere già possibile da 995, quindi immaginati 995.1, 995.2, fino ad arrivare a 999.9, ce n'è, no? E tutta quella parte lì è metallo non nobile, che tu al peso non lo puoi pagare come il metallo puro. E quindi anche su queste cose qua occorre prestare attenzione, perché il lingotto, dice, l'ho risparmiato, 24 carati, mi hanno dato un lingotto di 24 carati, sì, ma è 999.9? No, è un 995, e allora l'hai pagato meno per forza, perché non è un 999.9, è un 24 carati, sì, loro non ti hanno mentito, però anche qua tu, se non sei stato attento, sei stato a comprare un 24 carati, però non sapevi che il 24 carati poteva andare in un range tra il 995 e il 999.9, e c'è un minimo di differenza, perché alla fine sono millesimi, ma poi sono grammi o chili, che poi dopo ti trovi in un vino di oro. Certo. Ok, allora, guarda, ultima domanda, questa te la faccio a tradimento, se non sai, non hai idea riguardo, anche se dubito, ti scrivo il nome di chi l'ha fatto. Sì. Io non ho idea riguardo, ci ho pensato, qual è il futuro degli investimenti in oro nell'era digitale? O come hai detto tu prima, sempre bella, canta. Bella Davide, perché mi dai un assist formidabile. Allora, il futuro secondo noi è quello di poter andare ad offrire anche questa tipologia di strumento sfruttando anche la blockchain, no? Perché c'è questa possibilità oggi, noi non possiamo essere, diciamo, insensibili a tutto quello che sta succedendo, no? La blockchain e tutto il fenomeno della DeFi, del mondo cripto, che comunque è una realtà, sta cambiando, anche qua sta entrando in maniera importante nella vita di tutti i giorni, no? E quindi, così come la blockchain entrerà poi nella nostra vita, perché banalmente si sostituirà al catasto piuttosto che ai registri, piuttosto che a tutto quello che di desueto ormai c'è, e non è pensabile che non possa avere un impatto anche nel nostro mondo. Quindi è probabile che per il futuro ci sia anche la possibilità di poter avere l'opportunità di poter accedere a questa tipologia di investimento tokenizzandolo. Però vuol dire avere aziende serie che fanno le cose fatte bene, vuol dire che hanno oro vero custodito nel cavo, che te lo possono far vedere in qualsiasi momento e ti consentono di poter avere un tracciamento in blockchain, quindi in una diciamo un registro immodificabile, no? E inviolabile, e quindi tra i più sicuri al mondo, che ti consente di poter fare anche transazioni in questo caso non solo in denaro fiat, e quindi magari anche utilizzando ciò che tu hai di là, perché ci sono delle persone che ormai anni che sono in quel mondo lì e non vogliono tornare in fiat per poter comprare asset di questo tipo qua. E quindi sarà probabile
ci sono già esempi di questo tipo qua, perché Tether Gold, ad esempio, è uno di questi, così come ce ne sono altri, ma è un mercato da trilioni di dollari, e nel quale penso che anche noi reciteremo un ruolo da protagonisti. Quindi stay tuned, perché da questo punto di vista ne vedremo delle belle. Ottimo, allora ho scritto tutti i minuti di live, siete qualche domanda, vediamo se è arrivato un ultimo secondo, no. Andrea applaude, dice top. Grazie mille, allora direi che è stata una super serata e grazie a tutti chi ha seguito questa live, che ha fatto domande, chi spero abbia trovato informazioni, spero, sicuramente avrà trovato informazioni interessanti, perché con contenuti del genere, al di là poi delle decisioni che si andranno a prendere, comunque qualcosa di interessante c'è stato. Quindi grazie a voi e soprattutto grazie a Fabiano per la grazie a te Giacomo, grazie a te. Tante la salute oggi non fosse al meglio, ma veramente è stato grandissimo, grandissimo, grazie di cuore. Grazie di cuore a te, grazie di cuore a tutti quelli che sono rimasti in ascolto con noi questa sera. Mi auguro di potervi vedere presto a Lugano, vuol dire che sarete diventati i nostri clienti. Rivolgetevi a quelle persone che vi hanno portato qua, fate riferimento a Giacomo e saremo ovviamente ben lieti di potervi dare ulteriori spunti e ulteriori opportunità di conoscenza, e siamo qua per questo. Una felice serata e buona vita a tutti. Bene, grazie mille ragazzi, buona serata e ci vediamo. Ciao a tutti.